Noi fondamentalmente abbiamo cominciato a nutrire qualche dubbio sulla tenuta dell'azienda già 2 anni e mezzo fa, quindi in un periodo precedente alla pandemia. Abbiamo chiesto in maniera insistente la presentazione di un piano industriale, un qualcosa che non giungeva mai. Sicuramente la pandemia ha accelerato, così come per altre aziende, la crisi, e il tutto anche con le scadenze di alcune committenze importanti. Dal nostro punto di vista ci dispiace che l'imprenditore in un certo qual modo non abbia più la possibilità di mandare avanti un progetto occupazionale importante, perché è stato un progetto occupazionale che per 20 anni ha caratterizzato il territorio calabrese, nazionale e anche all'estero. Rispetto alle perplessità che noi come organizzazione abbiamo mosso negli anni, purtroppo abbiamo avuto poche risposte da parte dell'imprenditore. Oggi ci attendiamo, rispetto ad una vertenza che coinvolge poco meno di 4.000 lavoratori solo in Calabria, ci attendiamo la dovuta attenzione a livello istituzionale, soprattutto a livello nazionale. Perché dico questo? Non vogliamo fare assolutamente dei paragoni o delle discriminazioni tra lavoratori, però i media dal punto di vista nazionale hanno dato molta attenzione alla vertenza della Whirlpool, se ne parla da settimane ma anche da mesi. Si tratta di 300 lavoratori campani, la stessa attenzione non riguarda 3.500 lavoratori e famiglie calabresi, questo lo dobbiamo dire, ed è una sorta, mi dispiace dirlo, di discriminazione che anche rispetto al tema dei call center noi stiamo pagando nel tempo. Allora, innanzitutto la nostra presenza qui come segretaria nazionale oggi in Calabria vuole richiamare l'attenzione dei media su questa vertenza che, ricordo, coinvolge oltre 3.400 lavoratori, soprattutto nel territorio calabrese, e riteniamo incredibile come una vertenza di così tale portata non abbia nessuna risonanza se non locale a livello mediatico, quando invece vediamo che altre vertenze nobilissime, magari anche con cifre molto ridotte, sono quasi tutti i giorni sui giornali, e questa roba per noi è inspiegabile, per cui la presenza qui oggi di tutta la sede nazionale vuole proprio provare a richiamare l'attenzione su questa partita importantissima. La situazione, ovviamente, dopo il fatto che l'asta è andata deserta, si è complicata ancora di più, perché da quello che abbiamo capito e che ci hanno detto un po' i nostri legali, o si tornerà a una nuova asta con un ribasso, ed è, sembra un po' improbabile, oppure si va verso l'amministrazione del Tribunale. Il problema maggiore è che le commesse stanno andando via, quindi ed è il motivo per cui noi immaginiamo poi l'asta sia andata deserta, perché la manifestazione di interesse che due società avevano fatto per l'acquisizione dell'intero perimetro occupazionale risale a qualche mese fa, quando ancora le commesse erano tutte presenti sul sito. Nel corso dei mesi diverse commesse sono state perse da Bravo, non sono state rinnovate, per cui ora le aziende che avevano manifestato l'interesse, anche io credo giustamente, hanno delle ritrosie a doversi imbarcare, in una situazione non avendo poi la materia prima, perché prendersi dei lavoratori e poi la commessa scade dopo 2 mesi rischiano di mettere in crisi la loro struttura aziendale con altre migliaia di lavoratori. Per cui questa è un po' la situazione. Abbiamo ricevuto proprio ieri la convocazione da parte del MISE, da parte del vice ministro Todde, per il tavolo su Abramo, una richiesta che avevamo fatto e reiterato più volte. Il nostro auspicio è quello che il Ministero, attraverso una sorta di moral suasion con i committenti, possa provare a trovare una quadra per cui queste commesse ultime, che andranno in scadenza breve, in qualche modo possano rimanere ancora, per capire se ci sono i margini di interesse anche per acquisizioni di altre società. Ovviamente noi riponiamo tutta la nostra fiducia nelle varie clausole sociali, che sono l'unico strumento a disposizione per salvaguardare la tutela occupazionale.